Siamo qui con Pietro D'Andrea, titolare del Lido Balneare La Vela e presidente Molise Sindacato Nazionale Base Balneare. Allora, signor D'Andrea, innanzitutto più certezze quest'anno rispetto che nel 2020 sulle restrizioni Covid in spiaggia. Siete pronti a riaprire sabato 15 maggio? L'apertura del 15 maggio, come da ordinanza balneare della Regione Molise, dà la possibilità e l'opportunità a tutti quanti noi di essere aperti. Dobbiamo riconoscere che i lavori vanno avanti, però proprio per le prescrizioni dovute alla pandemia, moltissime attività sono un pochino a rilento, viste anche che comunque ci sono spazi e margini per poter andare oltre il 15 maggio. E per queste ragioni è molto meglio preparare bene, con una certa accuratezza, con una certa parsimonia, tutto quello che concerne la spiaggia e la sicurezza dei bagnanti e non affrettare i tempi perché, insomma, la gatta frettolosa fa i fil ciechi. Certo, com'è cambiato l'approccio dalla stagione balneare in piena pandemia? Noi abbiamo avuto chiaramente dei cambiamenti di un certo tipo, però fondamentalmente su cosa si è basati? Noi abbiamo puntato tantissimo sulla sicurezza e quindi nel fare questo i tragitti, gli spazi, l'accortezza ai numeri, evitare gli assembramenti, ai numeri sotto gli ombrelloni, a lasciare gli spazi e ridurre nella quantità, perché questo è fondamentale, a ridurre nella quantità i soliti ombrelloni che normalmente invece venivano installati sulle spiagge. Prenotazioni e contatti, che estate ci attende? Noi crediamo che il turismo quest'anno darà un grosso risultato all'economia nazionale. Per quanto riguarda il nostro risultato, riteniamo che se saremo bravi e porteremo avanti un progetto comune, far capire quali sono le nostre attenzioni che rivolgiamo ai bagnanti e dare il meglio dell'accoglienza, avremo sicuramente un grosso successo. Io lo dico con uno slogan: se riparte il turismo, riparte anche il Molise. Per quanto riguarda la vicenda della direttiva Bolkestein sulle concessioni demaniali marittime, come andrà a finire secondo lei? Noi sulla direttiva Bolkestein sono tantissimi anni che ci stiamo lavorando, in questi ultimi tempi stiamo lavorando tantissimo con la politica, cose che forse abbiamo fatto meno nel passato, ma anche con l'Europa. Stiamo cercando di far capire, come diceva Bolkestein, che noi non siamo società di servizi, ma siamo società che gestiamo un bene pubblico che è il demanio. Quindi, come tale, proprio per le prerogative di questi elementi, noi dobbiamo rivendicare, e chiaramente lo deve fare il governo, in questo caso abbiamo un uomo di grande prestigio che sarebbe Draghi e anche uomini illustri a livello di ministri che devono rivendicare questo interesse che ha l'Italia per il suo turismo, non svendere le coste, non fare in modo che le multinazionali possano approfittarne come già sta succedendo in tante città d'arte italiane e far capire che l'Italia, che è una penisola, quindi tantissime coste, molte spiagge sono libere, quindi ci sono delle risorse disponibili e proprio secondo la direttiva servizi, laddove ci sono risorse disponibili, è possibile in quel caso dare delle concessioni a dei giovani, a chi vorrebbe investire, ma lasciare che aziende secolari, aziende che comunque hanno investito tantissimo, ancora oggi magari soffrono nel pagamento dei mutui, a continuare il loro lavoro almeno con una certa stabilità nel tempo. Promozione turistica a Termoli in Molise, si può fare di più, ma cosa si può fare? Si può fare di più, tantissimo di più, e questo lo abbiamo anche detto in più circostanze, bisogna lavorare in rete. Il turismo non è soltanto quello balneare, il turismo è l'accoglienza, l'accoglienza a tutti i livelli. Per fare questo occorrerebbe lavorare in rete con tutte le infrastrutture, con la montagna, con i laghi, con le bellezze naturali, paesaggistiche e storiche e culturali che abbiamo noi nel Molise. Per fare questo, ripeto, occorre che le istituzioni, la politica, in rete, insieme a tutti quanti noi, possa progettare un comune intervento e fare in modo che il Molise possa veramente essere una perla per quanto concerne il turismo nel suo insieme. Infatti noi ce lo auguriamo e insomma ci auguriamo anche in una ottima stagione balneare che risenta il meno possibile insomma degli ultimi mesi e di quello che abbiamo sofferto. La ringraziamo per essersi rivolto alla nostra testata e le auguriamo insomma un buon lavoro. Grazie a voi.